Anna si innamorò nel corso degli anni 50 di Gianni, che conobbe mentre quegli svolgeva servizio come militare di ferma. Ai suoi occhi di sedicenne, la divisa di lui rappresentò un elemento di attrazione e di fascino. Entrambi erano meridionali, trapiantati al nord, Anna con la numerosa famiglia, Gianni da solo. Inizialmente i genitori di Anna contrastarono il sentimento della giovane figlia, ma poi la accontentarono. Per alcuni anni ospitarono Gianni in casa loro per i pasti e per la notte, in un loro locale attivo al luogo di lavoro del padre. Nel corso dei detti anni il lavoro di Anna si affievolì e si era ormai spento, quando improvvisamente il di lei padre, di propria iniziativa, decise di aggiungere, anche per motivi di risparmio, il matrimonio dei due interessati a quello di altri tre fratelli di Anna, che avevano deciso di sposarsi. Anna però ormai non amava più Gianni e tentò di spiegare la cosa ai genitori. Il padre, tuttavia, persona autoritaria e che con grande fatica aveva portato avanti la famiglia cercando di sistemare per il meglio i figli, non volle nemmeno ascoltare oltre l'iniziale discorso di Anna. La tacitò e le impose il matrimonio. Questa subì, pur lamentandosene con altre persone, sia prima sia dopo le nozze. Rimasta incinta, portò avanti per molti anni la vita coniugale, seppure con sofferenza da parte sua, sofferenza che procurò a lei disturbi di carattere psicosomatico. La prova della nullità del matrimonio non fu facile. Da un lato c'erano i controindizi rappresentati dall'iniziale innamoramento di Anna, dalla lunga durata della vita coniugale, nonché il fatto che non tutte le persone più vicine allora ad Anna avevano avvertito il suo cambio di sentimenti verso Gianni ed erano venuti a conoscenza dell'imposizione del padre. Dall'altro questi ammise, almeno in certa misura, la sua azione impositiva, pure nota a qualcuno dei testi, in forza di confidenze contemporanee di Anna e della mamma, di lei ormai defunta. Pure valide testimonianze misero in luce l'attuale autoritarismo del padre di Anna in famiglia e la pratica impossibilità nella quale quella si era trovata di resistere o di contrastare l'imposizione paterna. L'esempio vuole sottolineare due questioni della complessa problematica che anche un'imposizione senza minaccia, esercitata per di più in un'unica occasione, il padre di Anna non la volle più ascoltare sul tema matrimonio, dopo quel primo timido accenno di un sentimento contrario ad esso, può rappresentare costrizione alle nozze, che occorre con attenzione e prudenza riflettere sulla difficoltà di distinguere fra una vera costrizione determinante alle nozze e il semplice adattamento al volere del genitore, seppure anche malvolentieri e senza una piena convinzione.